primo paracadute? No, spesso no, però sul numero di lanci succede, può succedere, ma abbiamo l'emergenza e l'emergenza funziona. Sì, si gira un attimo verso di me, lo ripete. Prova ne sia che l'emergenza è uscita. Peccato che non abbia avuto il tempo di fare il suo lavoro e il suo dovere. Tutto lì. Ogni cosa funziona con il tempo giusto. E se considerate che abbiamo la procedura di sgancio da attivare entro i 600 metri da terra, lui l'avrà attivata a 30-40. Di cosa stiamo parlando? Probabilmente ho avuto un malore, preso dal panico. Non lo sappiamo, non lo sappiamo, non abbiamo idea. E comunque oltre 100 lanci alle spalle sono una misura rilevante. Sono una misura discreta, insomma, il giochino l'ha capito come funziona, non è qualcosa che sta sperimentando per la prima volta, è qualcosa che effettivamente in parte conosce e, voglio dire, è titolare di una licenza aeronautica, ha fatto un esame per averla, cioè aveva una preparazione e una costruzione. Quanti lanci faceva abitualmente? Allora, è difficile parlare in questo momento perché un giorno siamo chiusi, un giorno siamo aperti, ovviamente abbiamo fatto un'attività tutti ridotta in questi ultimi anno e mezzo. Chi vola ha volato quando ha potuto farlo, ovviamente, però questa era una persona che quando era libero veniva uno o due lanci, lo faceva tranquillamente. Un appassionato che si vedeva abbastanza storico. Sì, sì, sì. Faceva proprio parte del gruppo. Il sistema di lancio era sempre lo stesso, a 4200? Sì, perché noi abbiamo quella quota e abbiamo sempre un minuto di caduta e poi apriamo il paracadute e atterriamo. È proprio un copia e incolla. Però non ho capito prima quando, perché non l'ho proprio capito io, quando Marino, quando le ho chiesto come mai, se ti capita spesso che non si apre il primo paracadute. No, non capita spesso. Può capitare, ma non. Ma poi se lo fai all'interno dei parametri corretti abbiamo un'emergenza e l'emergenza fa il suo dovere, né più né meno. Abbiamo il piano A e il piano B, certo che se il piano B non lo riesci ad usare perché sei in una condizione che sei troppo vicino al terreno. Quante persone hanno assistito all'ultimo tratto? Vabbè, io penso almeno una decina. Immagino, sì, c'è ben più di un testimone. Lei stessa? No, io quando mi hanno chiamato che ero dentro ho visto solo che la gente stava già correndo là, non ho visto in diretta. Il volo veniva in abbinata con l'istruttore? Lui era salito a fare un lancio di scuola, ma non tanto di scuola, di allenamento con un istruttore. Che a sua volta è molto esperto. Certo, certo. Ma il lancio è andato bene, problemi zero. Solo che una volta terminata la caduta libera poi ci si allontana per aprire il paracadute e a quel punto ognuno si occupa del proprio equipaggiamento. È lì che il punto si è inceppato. Ma non sappiamo, ripeto, potrebbe aver avuto un malore, potrebbe aver avuto. Sono tutte supposizioni. Non abbiamo la certezza di niente se non il fatto che ha purtroppo azionato il paracadute di emergenza troppo tardi. Che altro dirvi? Mi può dire nome, cognome e ruolo, gentilmente? Io sono Bazzi Vanna e sono un istruttore. Grazie. Prego.